Ci siamo. Oddio, stiamo ripartendo. Stare davanti a una videocamera è una cosa stranissima, dopo mesi che non la prendo in mano. Buongiorno a tutti, stiamo ricominciando con i video, finalmente. Erano mesi che ce l'avevo in testa. Se mi seguite sui social, Instagram, Facebook e varie cose, già sapete che da gennaio partirà un nuovo palinsesto e quindi sono qua proprio per presentarvi tutto ciò. Che cosa è successo? Perché sono sparita? Giugno per me è stato un mese decisamente pieno di lavoro. Non ho avuto particolare tempo di organizzare i video. Devo ammettere che negli ultimi 4 anni, quindi gli anni in cui ho avuto questo canale, mi sono organizzata male nella programmazione, nell'editare i video, avevo sempre poco tempo. A luglio è successa una cosa abbastanza brutta che mi ha segnato abbastanza. Avevo perso completamente la voglia di fare qualunque cosa al di là del sopravvivere. Adesso mi sono rialzata alla grande, sto riprendendo in mano diverse cose che avevo lasciato in sospeso, in generale che avevo abbandonato durante l'anno perché avevo perso proprio la motivazione di fare qualunque cosa. Fare dolci, che è una cosa che adoro, scrivere, sto scrivendo il seguito di Scimmie, giusto per farvi un piccolo spoiler. Appunto, tra i vari progetti da riprendere c'era anche quello di riprendere il canale in una maniera più organizzata. Ci saranno i contenuti soliti che portavo prima, ma vorrei che questo canale non fosse unicamente incentrato sui libri, perché è un canale che vorrei parlasse di me a 360 gradi. E detto ciò, io vi parlerei del palinsesto nuovo. Voi ovviamente nei commenti fatemi sapere se le idee che vi propongo vi possono interessare. La prima cosa di cui voglio parlare sono le books review. Rimarranno, ma sicuramente in maniera molto più ridotta. Mentre prima facevo una books review per ogni libro che leggevo, stavolta ci saranno comunque due soli appuntamenti mensili, che saranno il secondo e il quarto lunedì del mese. La seconda rubrica che voglio portare avanti e mi voglio impegnare in questo è il 5 per un autore. È una rubrica che avevo lasciato un po' in disparte perché è abbastanza impegnativa. Per ogni autore devo leggere 5 o più libri e poi recensire l'autore stesso attraverso questi libri. Si tratta di video abbastanza lunghi, impegnativi, sia da editare che da girare e soprattutto da leggere. Ho deciso di farne 4 all'anno, rispettivamente il 21 marzo, il 21 giugno, il 21 settembre e il 21 dicembre. I racconti secondo Jo, che è un'altra rubrica che a me piace molto, rientreranno nella categoria delle books review. Se vedrò una raccolta che vale la pena di recensire, sicuramente andrò a recensirla in quell'occasione oppure nella prossima categoria. Wrap up e TBR, cosa che mi sono sempre rifiutata di fare. Il primo del mese, quindi l'uno di ogni mese, andrò a fare un wrap up e TBR, quindi andrò a spiegarvi tutto quello che ho letto e fatto nel mese precedente e i progetti per il mese corrente. Passiamo a video che non c'entrano assolutamente niente con i libri, perché, come dicevo, voglio spaziare su vari argomenti. Il primo è una categoria che abbiamo già visto, che sono le challenge. Non devono essere necessariamente librose, probabilmente ne farò qualcuna librosa, ma ce ne saranno anche di altro genere. Il 15 di ogni mese. Il 6 di ogni mese, invece, uscirà un altro format che avevo già portato, e anche in questo caso non sarà necessariamente solo libroso, ma anche su altro genere, saranno i tag, i video con le domande. Abbiamo poi due tipi di video che ho deciso di portare per portarvi nel mio mondo al di là dei libri. Io sono insegnante di danza, di conseguenza voglio portare dei video che argomentino determinate cose per quanto riguarda l'ambiente dei ballerini o comunque della danza in generale. I video di danza usciranno rispettivamente il primo e il terzo lunedì del mese. Come vedete, tra le books review e altri tipi di video, il lunedì sarà sempre comunque un appuntamento fisso. Il secondo e il quarto giovedì del mese, invece, porterò video sul mondo dell'animazione. È un altro argomento che mi interessa moltissimo. Mi piace un sacco guardare i cartoni, analizzarli, vedere i risvolti psicologici anche di quelli, quindi mi sembra giusto parlarvene. Ovviamente non parliamo solamente di film d'animazione Disney, ma anche magari di serie animate oppure di case d'animazione differenti. Per queste ultime due categorie, quindi per i video di danza e i video sull'animazione, mi piacerebbe il vostro parere su un titolo.
titolo, perché sapete che ogni rubrica, per quanto mi riguarda, ha un titolo e quindi mi piacerebbe moltissimo che voi mi deste il vostro parere. Il 25 maggio, segnatevelo, che è la data dell'anniversario del canale, ho deciso di mantenere comunque questa data anche se il canale sta ripartendo ora, che io adoro come tipo di video, sperando di non metterci una vita, il Bookshelf Tour. Voi non avete mai visto la mia libreria se non in fotografia e mi piacerebbe tantissimo presentarvela libro per libro. Magari potrebbe essere anche l'occasione ogni anno di avere un appuntamento per rimodernare un po' la mia libreria. In tutto ciò abbiamo anche cambiato location, probabilmente verrà rimodernata periodicamente perché questo muro bianco dietro è un po' triste. È l'unico posto in cui ho un'illuminazione semidecente e in cui sembra un po' un ectoplasma, mi rendo conto, ma il neon bianco questo mi presenta. Lavorerò anche sull'illuminazione, ve lo giuro. Per concludere parliamo anche degli altri miei due social, che sono la pagina Facebook Giorgia Caterino, che è appunto il mio nome vero in quanto autrice, e il mio profilo Instagram, che è sempre Giocate Bookswriter. Per quanto riguarda la pagina Facebook, ho intenzione di mettere un contenuto al giorno, che sia un sondaggio, che sia la condivisione di un video, che sia un aggiornamento, una domanda, quindi vi chiedo di partecipare lì sicuramente. Mentre il profilo Instagram vorrei che fosse un pochino più attivo, quindi ogni giorno io pubblicherò almeno una storia interattiva. E sicuramente pubblicherò diversi feed librosi perché comunque il profilo Instagram rimane sempre abbastanza libroso, ma se ci saranno eventi particolari quel giorno, sicuramente farò dei post a tema. Mi impegnerò tantissimo nelle fotografie, ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro. Spero che questa riapertura del canale vi entusiasmi quanto sta entusiasmando me. Io vi aspetto sui vari social, se non l'avete ancora fatto. In cima al canale trovate tutti i bottoncini da cliccare per iscrivervi, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella in modo da ricevere le notifiche ogni volta che pubblicherò un video. Pianificatevi bene il vostro calendario, che così almeno saprete che quel giorno alle 14 uscirà un mio video. Spero che la programmazione nuova vi piaccia, fatemi sapere nei commenti se è di vostro gradimento, quale video state attendendo di più. E noi ci vediamo al prossimo video. Vi saluto, vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!